In questa puntata si parla di formazione in topografia con Daniele Bartolucci e la sua Survey Web Academy. Questo è l'episodio numero 22 del podcast di 3D Metrica. Ciao e benvenuta o benvenuto in una nuova puntata del podcast di 3D Metrica. Io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia, di misura, di rilievi, di strumenti che si usano per rilevare, di software che si usano per elaborare i dati rilevati sul campo, di mappe, di geomatica e di cartografia. In questa puntata faccio una chiacchierata con Daniele Bartolucci, che è l'inventore o l'ideatore, diciamo meglio, l'ideatore della Survey Web Academy, un portale web dove si offre formazione nel campo della topografia. Daniele Bartolucci è un tecnico, un geometra che ha una grande esperienza di strumenti di rilievo topografico, particolarmente specializzato nel laser scanner per tirare fuori informazioni tridimensionali da scansioni laser. Ha lavorato con ditte importanti che producono strumenti di rilievo, lo fa tuttora, e si è inventato questo portale per offrire formazione a chi cerca formazione nel campo della topografia. Il portale si chiama Survey Web Academy e Daniele ce ne parla un po' in questa chiacchierata che facciamo insieme. Prima di lasciarti all'intervista con Daniele Bartolucci, ti ricordo che il quartier generale online, dove puoi trovare tutte le puntate di questo podcast, è www.3dmetrica.it. Lì ci trovi anche gli articoli che scrivo nel blog e ci trovi anche le coordinate per potermi contattare. Non ti rubo altro tempo, ti lascio subito alla chiacchierata che ho fatto con Daniele Bartolucci e noi ci risentiamo alla fine dell'intervista. Daniele Bartolucci, ciao, buongiorno e benvenuto nel podcast di 3D Metrica. Ciao, buongiorno, grazie di questa opportunità. Grazie a te di essere con noi. Daniele, iniziamo subito e raccontaci chi sei, che cosa fai e qual è la tua storia. Allora, praticamente iniziamo da presto, sono diventato geometra quando ero ancora in fasce e dopodiché ho provato a fare il professionista per qualche tempo come geometra, mi sono un po' incappato sulla burocrazia, su delle cose che non mi sono piaciute, ho visto un mondo nuovo che mi era stato portato in ufficio dal rappresentante ai tempi di una ditta di strumenti, sono iniziato a appassionare di strumenti, di misure e alla fine, dopo un paio di anni che seguivo, sono riuscito a entrare a collaborare con loro come responsabile della divisione fotogrammetria. Dopodiché c'è stato l'avvento dei laser scanner nel 99, il laser scanner in Italia l'abbiamo introdotto nel 99, fortunatamente nessuno aveva voglia di iniziare a lavorare con questi strumenti, perché il 3D nel 99 spaventava molto, veramente tanto. Ho avuto questa opportunità, mi sono subito appassionato per gli scanner, ho fatto quindi il responsabile, 16 anni responsabile per questa azienda, e ho avuto la fortuna di trovarmi nella fase d'inizio, quindi nella fase in cui il prodotto era, lo scanner veniva da situazioni industriali e veniva usato per raffinerie, per piattaforme offshore, per shuttle, e quindi c'era da adattare il prodotto all'esigenza del cliente più comune, geometra, professionista, architetto, ingegnere e quant'altro. Quindi tutta quella fase bellissima di migliorare i prodotti, adattarli all'uso comune, ma questo soprattutto è stato fatto affiancandomi alle università come ditta, e ho avuto l'opportunità di misurare tutte le cose più belle che abbiamo in Italia. Ho fatto esempi di pavimento musivo a San Marco, il Duomo di Milano, una guglia piuttosto che delle vetrate, Piazza Merina,
Villa Adriana, il cupolone, ho fatto il Duomo di Pisa, quindi tutte le cose, la Certosa di Pavia, ce ne sono veramente tante, tutte, ho avuto la possibilità di girare l'Italia e vedermi le cose più belle in assoluto. E nel frattempo ho scritto un paio di libri, sempre sulla materia del laser scanner, con l'intenzione di vendere un prodotto per far sì che questo prodotto rimanga nel tempo, quindi un libro che spieghi come nascono gli scanner e come sono stati poi introdotti nel mercato comune e come sono i principi proprio di lavoro, come funziona un tempo di volo piuttosto che una differenza di fase, che sono delle cose che non è che le leggi oggi e fra 10 anni passano a un libro che comunque può rimanere valido nel tempo. Ho fatto diversi, tenuto diversi master, tutto quello che poi è la formazione sul settore del laser scanner e del rilievo tridimensionale. Ultimamente sono da 5 anni agente per Geomax e Microgeo, sono due ditte specializzate in strumenti topografici e sono, diciamo, ridimensionato sull'area di lavoro che è Marche, Umbria e Romagna. Perché la tua base operativa qual è? Di dove sei? Io sono di Ancona, nasco ad Ancona e rimango nella zona, sì, adesso mi sono spostato di poco, ma sempre nella provincia di Ancona. Quindi tu sei un po' un pioniere del laser scanning. Come. Sinceramente sì, nel 99 eravamo veramente pochi a conoscere e poter avere la fortuna di poter giocare con questi scanner. Mi ricordo la prima macchina era un Callidus 800 punti al secondo e una maglia di 8 cm per 8 cm a 10 metri di distanza che sembrava che chissà cosa fosse. E invece adesso uno scanner, siccome io non sono molto esperto di laser scanner, uno scanner che si può acquistare, diciamo, di fascia media, le sue caratteristiche rispetto agli scanner primordiali che hai trattato nel 1999, quali sono? Faccio un attimo una sorta di evoluzione dello strumento laser scanner. Sì, diciamo che siamo passati da 800 punti al secondo a 1 milione di punti al secondo, adesso anche con le nuovissime macchine 2 milioni di punti al secondo. Questo anche a livello di software ha implicato uno studio molto importante, nel senso che prima si passava a progetti interi con diciamo 10-11 milioni di punti, cosa che adesso un computer deve gestire. 11 milioni di punti se li prende in 10 secondi, 20 secondi una scanner, quindi devi gestire moli di dati molto più alti. Quindi siamo passati da 800 a 1 milione di punti al secondo con modifiche oltre all'hardware anche al software e tutto ciò che ne consegue. I primi scanner non avevano la colorazione con le fotocamere, avevi delle maglie e quindi delle risoluzioni molto più rare. Adesso ci sono macchine che comunque ti permettono anche di oltrepassare la vegetazione, di misurare oltre le piante, comportate più alte, diciamo, le cose sono molto cambiate e le ultime frontiere poi sono quelle di avere già le registrazioni online, quindi scansioni in movimento o piuttosto avere già in tempo reale un modello tridimensionale già completo, cosa che prima ti portava via il triplo del tempo a livello di lavori. Quindi c'è stata un'evoluzione sia delle macchine, ma che è andata davvero a braccetto anche con l'evoluzione dei software che accompagnano le macchine, che accompagnano la trattazione dei punti e dei dati che vengono rilevati dalle macchine, perché senza questo binomio software-hardware qualcosa rimaneva indietro e quindi tutto la coppia zoppicava. Sì, come dico sempre quando faccio le dimostrazioni, sia l'hardware che il software valgono il 51%. Il tuo, diciamo, noi ci siamo conosciuti tramite un contatto via web, mi ha parlato di te, William Tantucci, che è una nostra conoscenza comune, che tra l'altro è stato ospite di questo podcast nella penultima puntata del podcast di 3D Metrica. Mi ha parlato di te e poi ho avuto la conferma conoscendoti, avendo un contatto prima o poi di questa puntata e di questa chiacchierata che stiamo facendo, come una persona estremamente competente e una persona che comunque
vuole dare quello che sa e quindi non ha paura a tenersi tutto quanto dentro e il suo know-how lo rende disponibile a chi ne ha bisogno e a seconda delle esigenze dei vari professionisti. Tu stesso mi hai segnalato il tuo sito web rilievo3d.it dove ci sono un sacco di risorse che sono a disposizione di tutti, sono risorse gratuite, sono risorse che chiunque può andare e accedervi e quindi farle proprie e farne tesoro. Io condivido molto questo tuo approccio e sono assolutamente dell'idea che la condivisione delle informazioni è fondamentale in questo momento e crea rete e crea valore per tutti quanti. Tu sei l'ideatore di Survey Web Academy. Sì, Survey Web Academy è l'ultima fra le idee che ho di frequente, quindi diciamo, veramente devo far freno a tutte le cose che mi vengono in mente, perché poi fra le cose serie e le cose un po', diciamo, più leggere ho una marea di creazioni più o meno importanti. Diciamo, questa diciamo, quelle che reputo importanti sono nell'ambito lavorativo. Questa mi sta dando diverse soddisfazioni, anche se all'albore ho iniziato, diciamo, a caricare il portale a marzo facendo tutto da solo, e per ora ho solo 4 corsi, ma ho avuto degli ottimi feedback dalle 4-5 persone che me l'hanno preso, perché diciamo ufficialmente sono uscito a settembre, e quindi mi dà forza per continuare a spingerlo. Ci servirebbe parecchio, sempre un pochino di più. Spiegaci che cos'è Survey Web Academy, allora, un pochino più nel dettaglio. Ah, Survey Web Academy è un portale dove è possibile diciamo, imparare quello che è il mondo del rilievo. È un sito web specializzato su corsi nella materia del rilievo, tutto quello che c'è attorno. Per farvi capire, adesso c'è il corso di fotogrammetria, che è, diciamo, abbastanza generico come approccio. Spiego proprio la fotogrammetria, dopodiché do una possibilità all'iscritto di scaricare dei dati, di gestirli con un software a 30 giorni, e alla fine del corso, oltre a prendere il diploma che può fare la figura e basta, ma è in grado veramente di poter fare un progettino, diciamo, fotogrammetrico, scalandolo e tirando fuori gli elementi principali. C'è un corso del laser scanner che è un po' più corposo, dove ci ho messo praticamente le slide dei libri che ho scritto, dove anche qui ci sono software, dati da scaricare, da poter gestire e quant'altro. E poi ho 2 corsi, uno di Recap, che è un software di gestione dati di Autodesk, quindi probabilmente tutti prima o poi ci dovranno mettere le mani, e di Zephyr, che è un software di fotogrammetria, dove però in questo caso vado più nello specifico a cercare di spiegare un po' tutti i tools per le persone che sono magari un po' più esigenti. Tutto lo faccio senza dare crediti formativi. Avevo anche sentito per fare la richiesta di questi crediti, ma già ero abbastanza scettico in partenza. E poi effettivamente quello che mi interessa è divulgare proprio la conoscenza. Alla fine il mio scopo è far sì che un cliente sappia usare dei dati. Non mi frega niente di avere nel mio sito persone che mi comprano un corso e non lo seguono per niente, semplicemente perché è obbligato anche lui, è vittima anche lui di un sistema che spilla soldi. Non mi interessa. Quindi questo è, diciamo, lo scopo principale, è insegnare. Dopodiché ci ho messo, che sembra anche un controsenso, da poco, una pagina anche qui di corsi gratuiti. Naturalmente sono link a delle cose che sono in rete, però chi viene nel sito può facilmente trovare tutto quello che gli serve, sia nel mondo della topografia, senza dover andarsi a cercare sul web i vari singoli video o le
illustrazioni, slide e quant'altro, quindi sto implementando anche questa parte di corsi gratuiti, tra cui c'è anche adesso il podcast. Infatti ti ringrazio per aver inserito il podcast di Trailimetrica tra le risorse disponibili nel sito di SurveyWeb Academy. Ti faccio questa domanda, magari fatta da me ti può sembrare un po' così stupida, nel senso che farò parte di questo progetto, anche se in realtà sono in grande ritardo, ti chiedo scusa ufficialmente proprio anche pubblicamente in questo podcast, però ti faccio questa domanda per chi l'ascolta questo podcast. I docenti di questo corso, di questa Academy, come sono? Cioè, come funziona la docenza nell'Academy? C'è un solo docente, ce ne sono di più? È possibile interagire con professionisti? È un'Academy aperta? È un'Academy chiusa? Dacci dei dettagli in questo senso. Sì, il portale è molto ben fatto, nel senso che permette di inserire sia slide che video, che fare quesiti, avere un test e un esame finale, e permette anche, volendola, diciamo videoconferenza, quindi la docenza online. I docenti, adesso i costi sono i miei, poi ho coinvolto te, ho coinvolto anche ad esempio Tartucci, che è un altro professionista che stimo, e invito chiunque abbia delle conoscenze a poter inserire il proprio corso, naturalmente faccio in modo che gli rientra qualcosa a livello economico, però lo scopo è quello che chiunque abbia delle competenze le vuole mettere a disposizione. Naturalmente il tempo è importante, quindi è giusto che venga riconosciuto. Ho il piacere che venga qui a distribuire il sapere con noi, quindi è questo. Riassumendo, abbiamo un portale che è formato in maniera interessante, ben costituito. Abbiamo delle conoscenze, vanno poi messe in comune e a libero utilizzo di tutti. Quindi magari alla fine dell'episodio di questa puntata poi ti chiederò di lasciare i tuoi contatti, anche se poi li metterò nelle note dell'episodio, in modo tale che qualche professionista che ascolta questa puntata, se in caso volesse mettersi in contatto con te per collaborare all'Academy, lo potrà fare ai contatti che mi darai. Quindi è molto bello che questa sia una possibilità aperta a chi vuole dare un proprio contributo con la propria conoscenza e con il proprio know-how, a chi poi la vuole sfruttare e la vuole utilizzare. Comunque la Survey Web Academy è destinata ai professionisti della misura, quindi a chi lavora con la misura, che sia misura topografica classica o in misura topografica che produce modelli tridimensionali, o ti stai, vista la tua esperienza e il tuo background, ti stai indirizzando verso una topografia che dà una ricostruzione tridimensionale. Escludi ad esempio rilievi satellitari, stazione totale, per andare verso fotogrammetria e laser scanner, o non è detto che ci possano essere anche questi strumenti, queste tecniche di misura nell'Academy? No, il sito adesso ha la mia impronta, perché effettivamente ci sono ancora solo i miei corsi, naturalmente vengono accettati, anzi se sto anche cercando qualche corso in giro nel web. Ho messo ad esempio sulle risorse gratuite i corsi di un professore di primo, secondo e terzo anno di geometri, quindi tra virgolette vale tutto se ben fatto e multidisciplinare. Non ti nascondo che ho contattato anche un mio collega per fare i corsi sul GPS, ma oltre a misura, se riusciamo a trovare dei informazioni, magari qualcuno che vuole fare il corso, vuole tenere il corso per quanto riguarda la parte più catasto, più pregeo, più comunque tutto quello che è la misura inerente al post processing fino a tirare fuori lavorati topografici, venga. Quindi facciamo un appello anche utilizzando questo canale del podcast. I professionisti che vogliono mettersi in contatto con Daniele per dare il proprio contributo lo possono fare, i contatti saranno dati a fine puntata, e credo che sia bello che questo sia un progetto che immagino sia un progetto in divenire, e tu adesso hai gettato giusto le basi per partire, ma credo che col contributo di tanti, contributo di professionale di qualità, possa venire veramente fuori un portale, un punto di riferimento molto interessante, molto importante per la misura in Italia, perché credo che ce ne sia bisogno.
bisogno, perché credo che, anzi sono sicuro di questo, non ci sono in questo momento dei portali che hanno questo scopo, o meglio, che hanno uno scopo formativo finalizzato a, alla misura, quindi alla topografia. Sì, poi ti dico anche il 3D è molto, andrà sempre molto più di moda, sarà sempre più utilizzato, sempre più conosciuto, ma anche tutta la base è necessaria, nel senso che comunque ci sono molte persone che hanno ancora la paura di prendere in mano un GPS perché pensano di non essere in grado di passare la stazione totale a un GPS, perché crede che sia difficile da utilizzare e quant'altro. Secondo me è anche un discorso di dar sicurezza a una persona che si vuole muovere nel settore, permette proprio di divulgare la topografia. Dalla tua esperienza, come stanno cambiando gli strumenti di misura in topografia? E questo mi riferisco a tutti gli strumenti di misura. Si sta abbandonando, e tra parentesi io ti dico, non credo, e anzi sarà impossibile farlo a stretto giro, la topografia terrestre classica, GNSS, stazione totale, per andare verso il 3D, oppure rimane un'intersezione tra tutte le tecniche e gli strumenti di misura? Io ho la mia personale idea che ogni strumento di misura ha le proprie caratteristiche e è complementare uno con l'altro, funziona bene in un campo dove ci sono determinate situazioni, magari funziona peggio in altri campi. Però secondo la tua esperienza, rivenditore commerciale, diretto contatto con aziende che vendono strumenti di topografia, come sta cambiando la percezione di chi vuole si avvicina alla topografia o utilizza gli strumenti di topografia diciamo, in riferimento agli strumenti di misura? C'è un boom del laser scanner, vanno ancora bene le stazioni totali, si vendono ancora i GNSS, cosa sta succedendo nel campo commerciale della topografia? Allora, quello che vedo è che comunque c'è una ripresa in tutto il settore della topografia rispetto a 1 o 2 anni fa, quindi si vendono più pezzi. Il discorso è che ogni strumento è, come dici tu, è specifico e insostituibile. Diciamo che a livello di tecnologico sta cambiando molto il discorso che le macchine sono sempre più automatiche e forse l'utente perde l'abitudine di controllare un po' i dati. Però tutti gli strumenti che abbiamo, dalla stazione totale al GPS, al laser scanner, al mobile, alla fotogrammetria, sono comunque in ambito interdisciplinare e possono lavorare e devono lavorare insieme. È inutile fare dei rilievi laser scanner se magari ti può andare bene, ma se fai lavori enormi comunque una base topografica bisogna che la metti. Non puoi utilizzare un drone se non utilizzi, a livello di fotogrammetria, se non utilizzi un buon appoggio topografico, spesso molto più importante di quello che si pensa. Poi ci sono anche nuove tecnologie come l'interferometria, che adesso abbiamo visto purtroppo con i casini che sono successi a Genova, stanno monitorando il ponte con il sistema di interferometri. Naturalmente anche il monitoraggio con la stazione totale, perché secondo me, anzi, è una cosa che mi affascina sempre di più, la stazione totale di alta fascia proprio per situazioni di monitoraggio geologico, ambientale, strutturale, secondo me ha il suo bel da fare in futuro. Quindi ogni strumento ha il suo spazio e ci sta bene, nonostante gli altri strumenti gli stiano intorno, anzi dialogano uno con l'altro e si complementano uno con l'altro, proprio quello che di cui sono convinto anch'io. Sì, diciamo. La mia esperienza sul campo mi conferma ogni volta. Vedo diciamo che i software devono essere più, secondo me, più interdisciplinari. Diciamo che secondo me in futuro il software deve essere più semplice e che prenda un po' tutti i dati, inutile avere un software che faccia solo fotogrammetria, un software che faccia solo laser scanner, un software che prenda a livello di punti di appoggio in maniera marginale. Secondo me quello dovrebbe essere un unico calderone che gestisca un po' tutti i dati.
Ah, con me su questo sfondi una porta aperta, perché io sono un grandissimo sostenitore, un accanito sostenitore degli open data, per cui io credo che in questo momento sia davvero vincente, ma anche per le stesse software house che vendono software proprietari, produrre dei prodotti che permettano di dare in input e di prendere in input e dare in output dei file che non siano proprietari ma che permettano l'interscambio, perché questo qui secondo me sarà veramente il futuro della misura della trattazione dei dati. Blindarsi a un solo tipo di formato file credo che alla lunga possa non essere vincente, per cui questo te lo appoggio al 100%. Tutte queste cose che fai, che sento veramente che sei una persona professionista estremamente vulcanico, ti occupi anche chiaramente di andare in giro e fare formazione sul campo, e quindi porti gli strumenti sul campo. Nel Survey Web Academy c'è un evento nel menu, cioè l'evento di Gubbio, l'evoluzione del topografo. Ci puoi dire due cose, visto che sarà a stretto giro, sarà il 2 ottobre, per cui chi ascolta questo podcast nel momento in cui viene pubblicato è ancora in tempo, se vuole, a partecipare a questo evento. Di che cosa si tratta l'evoluzione del topografo a Gubbio? Sì, allora, diciamo che gli eventi li facciamo da sempre. Prima era un più settoriale, adesso un po' a 360 gradi su tutta la strumentazione. Lo facciamo in collaborazione con l'Istituto per Geometri di Gubbio, e questo per un fatto che ci permette sinceramente di risparmiare dei soldi per l'estate, ma ci permette anche di stare a contatto e vedere a contatto professionisti e studenti. Quello che ho visto facendo questo format sulle scuole, che rispetto a quello che eravamo noi classici, riescono a mantenere l'attenzione per 3, 4, 5 ore su temi che sono comunque abbastanza pesanti, secondo me, non fa per lavoro, e sta cosa mi dà un po' di carica e di coraggio, che effettivamente si parla sempre di generazioni sempre un po' svogliate, poco preparate, invece si affascinano, e l'ho trovato molto più preparato di quanto lo eravamo noi ai tempi. Quindi insieme ai professionisti mettiamo insieme geometri e portiamo a far vedere le nostre tecnologie, faremo la strumentazione topografica GPS, adesso con le nuove novità delle misure inclinate, porterò una stazione totale robotica per far vedere come la stazione totale può essere anche governata da una persona sola e le caratteristiche in più. Ci sarà la gestione, magari faremo 3 o 4 scansioni con uno scanner, e metteremo insieme i dati di un volo, perché la scuola ci ha comprato un drone, uno Spark alleggerito, quindi diciamo il principio, l'inizio della fotogrammetria da drone, e quindi metteremo assieme un po' queste cose. Il programma è abbastanza semplice, fa un'introduzione dovuta per le aziende che rappresento, e inizieremo subito a far vedere i prodotti. Dopodiché abbiamo fatto tenere in mano un po' gli strumenti alle persone, rientreremo in aula per tirar fuori due dati, quindi magari registreremo 2 o 3 nuvole di punti, mettendo insieme i dati del drone laser scanner e così via. Quindi è abbastanza pratica come cosa. Un evento. E comunque anche poco impegnativo, perché all'ora di pranzo di solito questo evento formale finisce, poi le altre volte mi è capitato magari nel pomeriggio di approfondire un paio d'ore con chi era più interessato. Nel sito web di cui lasceremo l'indirizzo, Survey Web Academy, poi lascio le indicazioni per arrivare alla pagina del menu dell'evento Gubbio, per cui chi volesse partecipare lo può fare, è il 2 ottobre 2018. Daniele, io vorrei concludere con te questa chiacchierata chiedendoti una tua riflessione sulla formazione. Tu hai iniziato Survey Web Academy, hai scritto 2 libri, Tra le nuvole di punti e principi di laser scanning 3D, metti a disposizione un sacco di risorse gratuite per chi ne vuole fruire, e quindi credo che per te la formazione dei professionisti abbia un posto importante nella tua testa, in quello che fai. Quanto è importante
la formazione di un professionista, quanto conta formarsi e rimanere aggiornato su quello che sono le strumentazioni, su quelle che sono le nuove tecniche, su quelli che sono i casi studio, quindi le applicazioni degli strumenti che magari non si pensava si potessero applicare in un caso, ma invece ci fanno vedere che si può e si tirano fuori anche degli ottimi risultati. Quanto è importante per un professionista stare al passo con quello che succede? Allora, è giusto e corretto aggiornarsi, diciamo, cercare di capire le potenzialità limite di uno strumento, secondo me, e proprio di pratiche su quello che devi fare e non fare. Naturalmente capisco che non può essere la materia principale, capita tanto con i professionisti ci lavoro quotidianamente, e se ad esempio comprano uno strumento, fanno una formazione e lo strumento deve produrre, quindi capisco che è anche difficile apprendere strumenti per apprendere poi in è uno sforzo comunque pesante, perché poi la formazione, secondo me, imparare è la cosa più bella, ma anche la cosa più faticosa che c'è in un lavoro. Preferisco andare in giro a fare rilievi piuttosto che dire mi metto a imparare un software nuovo, un programma nuovo, è tempo, risorse e comunque sforzo mentale molto alto, quindi capisco molto i professionisti che effettivamente sono frenati, però sinceramente secondo me è anche un segreto lavorativo, vedo chi si forma, chi acquista strumentazione nuova o comunque sta nei forum eccetera, vedo che comunque primeggiano rispetto ad altri che hanno poi magari confrontandosi la possibilità di entrare in contatto con un ente piuttosto che una sovrintendenza, piuttosto che far vedere quello che hanno fatto anche a livello di test, magari non so, mi è capitato che un ortofoto di un dettaglio sia stata poi utilizzata come che era solo un dettaglio, è stata utilizzata come brochure e questo esempio ha poi scaturito dei lavori al cliente, quindi secondo me tutto quello che viene fatto è poi utile per avere e produrre lavoro, una macchina che diciamo va a un volano che più si mette in moto più accelera. Mi dispiace soltanto, come hai detto tu quando parlavi di Survey Web Academy, che in questo momento in Italia per i professionisti ci si deve dividere tra la formazione obbligatoria, quindi l'aggiornamento professionale che è richiesto dagli ordini professionali, e poi quello che invece è la formazione professionale per quello che è la propria attività, il proprio lavoro. Quello che incontro io sono iscritto all'ordine degli ingegneri, sono obbligato a fare formazione professionale, e quello che la situazione in cui a volte mi trovo è che l'offerta formativa che è disponibile e che dà crediti formativi non corrisponde con le mie richieste di formazione, quello che vorrei, per cui vorrei essere formato. Ma so anche, e magari ti chiedo una riflessione anche su questo, parlando anche con altre persone che organizzano corsi professionali altamente specializzati, che non è per niente banale ricevere l'accreditamento dei vari enti di certificatori che danno i crediti per geometri, ingegneri, architetti, anzi spesso c'è un esborso economico che fa desistere chi vuole fare questi corsi da ottenere i crediti. Questo a me spiace, adesso non so qual è la tua, se è una conferma quella che mi dai oppure qual è la tua esperienza in merito, il mio pensiero è che spero che l'offerta formativa vada sempre più verso una liberalizzazione sia in termini di argomenti che si possono scegliere, ma anche a questo punto anche dei crediti formativi per l'aggiornamento professionale. Qual è la tua esperienza con i crediti formativi? Che so che è un argomento un po' spinoso per chi si occupa di questa cosa. Allora, ti spiego un po', penso che si capisce che la mia comunque è un lavoro, ma è una passione, quindi proprio mi piace il discorso della misura, delle tecnologie sulla misura e delle novità. Quindi il mio scopo principale è effettivamente insegnare, non ho voglia di avere iscritti, diciamo magari seguirli, fargli dei test o seguire delle domande se effettivamente sono loro i primi a cui non interessa avere poi la formazione. Ho fatto il sito con dei
abbastanza, diciamo, interessanti, ma dopodiché, tipo adesso Alzai farò un, porterò una promozione del 75% sul, di scontistica sul, sul prezzo, per invogliare le persone a imparare. Per quanto riguarda la parte dei crediti formativi, ho avuto anche dei colleghi, quando stavo lanciando questa cosa, chiedevo delle informazioni, dei consigli, dei feedback, se la cosa potesse andare a buon fine. Ho avuto molto scetticismo in giro, dicendomi proprio: guarda, se non c'è i crediti formativi, la cosa non funziona, non ci guadagni niente, perdi tempo. Non so, forse la cosa potrebbe essere vera, che senza crediti formativi magari non si vendono corsi e quant'altro, ma comunque il portale di scambio di informazioni rimane anche a fine a titolo gratuito, non è quello il discorso. I costi di questi crediti sono abbastanza alti, non sono improponibili, perché comunque penso che si recuperano bene, nel senso che adesso non mi ricordo quanto, ma per diciamo accreditare i corsi era una questione di 3-4 mila euro, con sia ingegneri che geometri, che se effettivamente poi loro sono obbligati ti rientrano, però non è quello che mi interessa. Cioè, preferisco lasciare un portale che anche sfruttato da meno persone, ma chi vuole è qui per prendere, non per perdere tempo perché è costretto. Grazie Daniele per questo tuo intervento, per questa tua conclusione sulla formazione. A questo punto, prima di chiudere, io ti chiederei di lasciarci tutti i contatti ai quali gli ascoltatori del podcast ti possono trovare, i contatti dell'Academy, i tuoi contatti, insomma tutto quello che ci vuoi lasciare per farti rintracciare, sapendo che poi io tutto quello che mi dirai lo metterò come link nelle note dell'episodio, per cui sarà immediatamente fruibile da chi ascolta il podcast. Dove ti possiamo trovare? Allora, la prima cosa è la pagina Facebook di lavoro, e praticamente si trova cercando Rilievo 3D su Facebook, quindi il link sarebbe facebook.com/rilievo3d. Poi ho la primissima pagina che ho fatto, che ormai conta più di 1100 persone, che è specializzata sui laser scanner, quindi è laser scanner e droni, sempre su motore di ricerca, e c'è il gruppo che poi probabilmente riuscirai a dare il link veloce. La mia email è bartolucci@gmail.com, uso questa, ma ce ne avrei 6-7 tra lavoro, survey, una ditta piuttosto che l'altra. Prendiamo questa come riferimento. Tendenzialmente penso che mi possiate trovare qui. La pagina di LinkedIn è sempre linkedin.com/bartolucci. E la Survey Web Academy dove la troviamo? Survey Web Academy, il sito è www.surveywebacademy.com. Perfetto. E anche qui la mail è info@surveywebacademy.com. Perfetto, Daniele. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi in questa puntata del podcast di 3D Metrica. Ti ringrazio per aver condiviso tutte queste informazioni e per averci dato il tuo punto di vista, per averci detto quello che fai e per tutto quello di cui abbiamo parlato. Rinnovo l'appello per chi volesse contribuire alla Survey Web Academy a dare il proprio contributo come docente in relazione ai campi di specializzazione relativi alla misura, relativi alle coordinate, alla topografia, agli strumenti di misura e sistemi di riferimento. Lo può fare, mettetevi in contatto con la Survey Web Academy, con Daniele Bartolucci, ai link che trovate nelle note dell'episodio, in modo tale da poter dare anche voi un contributo alla formazione italiana nel campo della misura. Daniele, io ti ringrazio di nuovo e ti saluto tantissimo. Grazie a te dell'opportunità e aspetto i tuoi corsi. Okay. Complimenti per tutto quello che stai facendo. Grazie, i miei corsi li avrai, promessa davanti a tutti gli ascoltatori di 3D Metrica, avrai i miei corsi. Ciao Daniele. Ciao, grazie Paolo. Eccoci qua, spero che la chiacchierata con Daniele sia stata interessante e possa averti dato delle informazioni utili e interessanti.
Credo personalmente che la Survey Web Academy sia un progetto molto interessante che Daniele ha pensato e ha messo in campo. È un progetto che sta crescendo, è un progetto nato da poco e è un progetto che secondo me avrà tanto da dire nel futuro della formazione nel campo della topografia. Io ne faccio parte, come si è capito nell'intervista, in cui in realtà non ho ancora fornito i miei contributi ai corsi di cui abbiamo parlato insieme a Daniele. E la colpa è tutta la mia perché non ho rispettato i tempi che mi ero prefissato, ma ci sono, ne farò parte, c'è anche il mio profilo LinkedIn tra i docenti che figurano nella home page, o meglio nella pagina docenti del portale di Survey Web Academy, e rinnovo davvero l'appello per chi volesse contribuire con la propria esperienza a dare un contributo alla Survey Web Academy, un contributo alla formazione in campo della topografia. Io credo che unendo le competenze, unendo le risorse, possa venire fuori veramente un bel portale molto interessante, un riferimento per chi vuole avvicinare la topografia o per chi fa già topografia e vuole approfondire le proprie conoscenze. È un progetto che è iniziato adesso, è un progetto per cui bisogna crederci, e io personalmente ci credo, e bisogna, per chi ci crede, credo che sia importante, sia giusto e possa essere veramente interessante dare il proprio contributo e investirci del tempo, investirci delle risorse, perché può venire fuori con l'aiuto di tutti davvero una bella cosa. Se hai delle domande che vuoi fare direttamente a Daniele, trovi tutti i suoi contatti nelle note dell'episodio. Se hai delle domande che vuoi fare a me, puoi scrivermi su Telegram a telegram.me/paolocorradeghini o mi puoi mandare un'email a paolo.corradeghini@3dmetrica.it. Se ti va di seguirmi invece negli aggiornamenti quotidiani che pubblico su e che riguardano il mio lavoro e quello che faccio un po' tutti i giorni con un po' di dietro le quinte, c'è il canale Telegram di 3D Metrica, che lo trovi a telegram.me/3dmetrica scritto in lettere. E poi ti segnalo che puoi ascoltare questo podcast sia su Spreaker, che è la piattaforma dove lo pubblico, che su iTunes, che su Spotify, ma anche su YouTube al canale Paolo Corradeghini. Trovi tutte le puntate di questo podcast, sono dei video dove non ci sono immagini chiaramente, ma c'è l'audio, per cui se sei un utilizzatore di YouTube o se ti torna bene utilizzare YouTube per fruire dei podcast, lo puoi fare anche lì. Prima di chiudere questa puntata, volevo ricordarti un appuntamento secondo me molto interessante che riguarda la topografia, ma anche altre tecniche e altre scienze più generali, che si terrà a Roma il 3, il 4 e 5 ottobre del 2018. Sto parlando del Technology for All, che è il forum dedicato all'innovazione tecnologica per il territorio e l'ambiente, i beni culturali e le smart city. Questa è la quinta edizione, sarà a Roma, nell'Istituto Superiore Antincendi, che è nell'area archeologica industriale degli ex magazzini generali, e sarà davvero un punto di incontro molto interessante per tutti quelli che si occupano di misure, ma non solo. A Roma al Technology for All ci saranno droni, ci saranno laser scanner, ci saranno tematiche, incontri legati alle analisi non distruttive, si parlerà di BIM, di geodati, di PNT, cioè Positioning, Navigation e Timing, di satelliti, degli open data disponibili dai satelliti, della realtà aumentata, realtà virtuale e realtà mista, e poi si parlerà anche di tecniche di imaging, quindi basate sullo studio delle immagini con sistemi multispettrali, laser, LiDAR, eccetera. È un forum molto interessante, io sarò al Technology for All insieme ai ragazzi di GTER, dove presenteremo i prodotti di GVI, la software house americana Green Valley International, che porta in Italia tramite un accordo con GTER i due software LeeMapper per la fotogrammetria e LiDAR 360 per la gestione delle nuvole di punti. Sarò al Technology for All, se parteciperai a questo incontro mi farà davvero piacere se ci stringiamo la mano, se ci prendiamo un caffè, se ci facciamo due chiacchiere, se ascolti questo podcast, mi fa piacere davvero incontrarti. Mi trovi probabilmente allo stand di GTER. È un'occasione davvero interessante per discutere
non solo con me ma anche con tantissimi altri professionisti e aziende di questo settore, perché è veramente il forum più specifico che c'è in questo momento in Italia che riguarda queste tematiche che sono molto vicine all'ambito della topografia. Per cui se sarai a Roma, ci vediamo a Roma e ti consiglio di provare a fare un passo perché è davvero molto interessante. Trovi tutte le informazioni su technologyforall.it, ma ti lascio comunque anche questo link nelle note dell'episodio. Per questa puntata del podcast di 3D Metrica è tutto, io ti ringrazio per il tuo tempo, per essere arrivato fin qua e ti do l'appuntamento alla prossima puntata di questo podcast. Ciao da Paolo Corradeghini.